Il decreto milleproroghe ha distratto i 575 milioni di euro originariamente destinati alle bonifiche dell'ex Ilva e li ha dirottati sulla produzione nell'ottica della decarbonizzazione, sit-in di protesta di USB Taranto dinanzi alla prefettura, invitate tutte le forze politiche e i cittadini. Ecco le ragioni esposte da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Buongiorno innanzitutto a tutti i lavoratori di oggi presenti. Io faccio una premessa. Noi abbiamo, questo è il decimo anno che USB organizza manifestazioni e credo che solo quest'anno sia la settima o ottava volta che i lavoratori di BNS scendono in campo per difendere i diritti, non solo propri, ma anche, come nel caso di oggi, di una comunità. Non vogliamo fare polemiche, non vogliamo che le polemiche vengano fatte dentro casa nostra, rispettiamo tutti. A me è piaciuto il fatto che c'è stata un'adesione trasversale da sinistra a destra, sono presenti anche consiglieri di destra qua oggi, ma non posso accettare il tentativo di fare polemiche. Io dico solamente una cosa, se rispettate i lavoratori, oggi le polemiche vanno messe da parte, bisogna prendere una posizione unitaria rispetto ad uno scempio che tutto il territorio sta subendo. I problemi oggi sono due rispetto a questa distrazione di fondi che sta avvenendo all'interno di quell'emendamento del decreto milleproroghe. Questi 575 milioni di euro in realtà vengono dirottati da Ilva ENAES verso Acciaierie d'Italia neanche per fare la decarbonizzazione, non ci prendiamo in giro, c'è un problema di liquidità gigantesco da parte di Acciaierie d'Italia. Quei soldi probabilmente nella testa di qualcuno serviranno a garantire le banche per far sì che Acciaierie d'Italia possa, come dire, incominciare ad avere denaro liquido, quel problema che ha denunciato sia Luciano Morselli che Bernabei. In sostanza è una vera rapina, perché stanno togliendo dalle tasche della comunità, dalle tasche dei lavoratori di BNAES, questi soldi che li stanno usando per altro. L'altro problema grosso, e noi non siamo ipocriti, lo diciamo, è che Ilva ENAES senza quei fondi non ha vita lunga. In Ilva ENAES ci stanno 1.500 persone ed è chiaro che il rischio è quello di ridurci, come dire, la prospettiva di futuro. Ecco perché oggi noi qua abbiamo dichiarato questo sciopero, abbiamo fatto anche un appello alla partecipazione cittadina, però lo dico in tutta onestà. Dobbiamo assolutamente evitare di fare polemiche. A noi non ci interessano le veglie della politica. Se volete litigare lo fate alle spalle, lo fate in un altro momento. Oggi qua, chi sta qua, se vuole rispettare i lavoratori, due cose deve dire. No ai fondi, ok? Sì alle bonifiche al territorio della città e alla tutela dei lavoratori di Naes. Siamo d'accordo, non abbiamo mai detto il contrario. Ringrazio anche i lavoratori dell'agricoltura che sono oggi qua Siamo presenti. d'accordo, fa parlare. In questa città, Io sono un operaio del Banaes. uno dei tanti problemi che noi abbiamo è che manca spesso la solidarietà operaria. Quell'elemento fondamentale che ha permesso negli anni 70 ai lavoratori con le lotte di ottenere risultati. Noi abbiamo sempre tentato, i lavoratori di Banaes ne sono la massima espressione. Voglio ricordare quando ci sono stati licenziamenti ingiusti all'interno di quella fabbrica, come licenziamento di Cristello, sono stati sempre i primi a metterci la faccia, ma anche quando c'è stato da scioperare contro ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori di ArcelorMittal. Quindi su questo io dico che dobbiamo prendere esempio tutti quanti, superiamo l'ascia di guerra e collaboriamo tutti insieme. E lo dico soprattutto alla parte politica, elevatevi. Evitate di fare polemiche sterili che non servono assolutamente a nulla, elevatevi e incominciate a fare la politica seria, vi vogliamo uniti e compatti a difesa di questo territorio, perché questo territorio ha bisogno di unità. Grazie. Una delegazione USB ha poi avuto un incontro in prefettura. Ascoltiamo com'è andato.
Appena concluso l'incontro, c'è cioè un incontro positivo, c'è stata convergenza da parte di tutti i soggetti presenti al tavolo e quindi è passata l'idea, la proposta USB, di presentare un unico emendamento, di concentrare le forze quindi per chiedere di cassare quell'emendamento che secondo noi è vergognoso e di ripristinare quelle somme lì dove si è deciso tanti anni fa. Quelle somme devono rimanere le bonifiche, anche perché non c'è solo una questione di carattere molare legata alla questione di risarcitoria per Taranto, ma c'è anche tutto un ragionamento legato alla vita dei lavoratori che per noi è importantissimo. È chiaro che se quei soldi stanno all'interno del bacino di AES in cui abbiamo 1500 lavoratori, diciamo le possibilità, la vita lavorativa di quei lavoratori ha altre dinamiche rispetto al fatto di non averci quei soldi.